fare doppiaggio, soprattutto per quanto riguarda i cartoni animati, è sempre estremamente divertente, perché in alcuni casi ti puoi permettere di usare delle vocine, non è questo il caso. In questo caso qua hai bisogno di utilizzare continuamente dei ritmi diversi, proprio perché i personaggi dei cartoni si prestano a questo tipo, è questo che fa sorridere, è questo che immalinconisce i personaggi a volte, ma soprattutto è questo anche che di doppiaggio, perché poi hai anche il punto di affrontare la dizione italiana, no? Certo, no, è andato, cioè, per me è stata una bella sfida, perché bueno, ovviamente il mio italiano non è il migliore, però è stato molto divertente con tutti, con il direttore di doppiaggio che mi diceva in faccia come dovevo dire la frase quella, io stavo ripetendo tutto quello che diceva lui. Bueno, è stata una bellissima esperienza, il team è fantastico a Disney, tutti sono da cuore, cioè... Volevo chiederti una curiosità, quanto ci avete messo più o meno a doppiare il film? Un giorno. Un giorno per solo? Per il mio sì. Perché giorno. Il tuo è la più fisica. Meno che... Però... Per Mirabelle no, Mirabelle, cioè, forse una settimana, non lo so, però per me è un giorno sì. Ci rivedi un po' in Bruno o siete completamente diversi? Per fortuna siamo completamente diversi, non perché Bruno sia un personaggio negativo, ma perché ha una storia veramente molto molto particolare. Questa storia secondo me è un inno alla famiglia, che a volte è vero limita l'essere umano, ma in qualche modo lo circonda di quell'affetto che tutti quanti noi abbiamo bisogno durante una vita che si spera essere lunga e piena di cose belle.